Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Rita e oggi ho per voi un nuovo video a tema Bullet Journal. Prima di iniziare vi ricordo che sotto qui trovate tutti quanti i miei link social e anche la mia affiliazione ad Amazon. Qui vi faccio vedere come ho sistemato il mese di luglio, di cui trovate il setup comunque anche sul canale che vi lascio qui in alto nelle schede. In questo video andremo a vedere come ho organizzato agosto e ho fatto una cosa molto diversa da luglio perché ho fatto una cosa più minimale e che mi facesse perdere, diciamo, meno tempo. Questa è l'ultima settimana di luglio di cui sono molto contenta perché mi piace davvero tanto, è colorata, carina rispetto alle altre. Gli ultimi 2 giorni e qui vedete la copertina di agosto. Per agosto ho deciso di utilizzare prevalentemente il nero e colori ad acquerello, appunto per fare prima e anche perché era un sacco che non facevo qualcosa con l'acquerello. Qui, come vedete, avevo finito il quadrato dove ho inserito la scritta agosto e poi sono passata a fare il mio piccolo calendario e poi sotto ho fatto diciamo una mini lista dove scriverò le cose importanti da andare a fare nel mese. Questa copertina l'ho vista da qualcosa di R, di cui vi lascio il suo canale qui sotto in descrizione. È molto simile, diciamo, come anzi è praticamente uguale, però mi piaceva veramente tanto come ha deciso di organizzare la sua prima pagina, diciamo, di credo fosse luglio, però. Questa è praticamente la mia cover del mese terminata. Spero che possa piacervi, è molto semplice, lo so, però secondo me è carina, qualcosa di diverso dal solito. Come visione mensile ho fatto una cosa molto molto diversa dal mio solito, infatti vedete un calendario che è praticamente in verticale e ho deciso di fare la stessa cosa anche per i video di YouTube e i post di Instagram. Avendo più spazio, diciamo, spero che questa cosa mi aiuti ad organizzare di più sia i post, appunto, che i video e anche tutti quelli che sono gli impegni che posso avere questo mese che non è ancora iniziato, ma si rivelerà molto duro, secondo me. Thank you.
queste due semplicissime pagine qui, ho scritto quelli che sono gli impegni che so che avrò o di cui voglio ricordarmi, come ad esempio dei compleanni, cioè il compleanno di mia mamma, il compleanno di mio fratello, il compleanno di mio suocero e appuntamenti vari. Però appunto, come vedete, è molto molto semplice come calendario mensile. Passiamo a queste due pagine in cui ho voluto raggruppare più cose, ovvero un habit tracker, un money tracker, i libri che leggerò e comprerò, una to-do list e anche, no, non una to-do list, una cosa da comprare, la leggenda per l'habit tracker, perché ho deciso di cambiarlo questa volta, ho deciso appunto di fare una leggenda e non utilizzare più i colori ma utilizzare dei puntini dove quei giorni in cui farò tutte quelle cose, appunto per avere un metodo più veloce di come si può dire, di agenda, ecco. E quindi ho raggruppato in queste due pagine più o meno tutto quello che prima facevo in 6 pagine, così ho anche risparmiato spazio. Spero che questo metodo un po' diverso possa piacervi e se lo utilizzerete, ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti. Giusto per non rendere il tutto troppo monotono, ho voluto aggiungere qualcuno di questi adesivi qui che avevo comprato anni fa su AliExpress, quindi non so neanche se riuscirò a trovarvi il link. E sì, ce li ho ancora, non li ho ancora usati tutti. Incredibile! Come potete vedere, questa pagina molto semplice è praticamente quasi terminata. E dopodiché dovrei essere passata direttamente alla prima settimana di agosto. Ecco qui la mia prima settimana e
la visione mensile è anche qui molto molto semplice. Infatti ci sono i giorni, il primo di agosto sarà mercoledì, quindi ho deciso di fare una visione da mercoledì a domenica, utilizzando poi lo spazio che mi era rimasto, facendo una to-do list e degli vari altri spazi per note, per cose su Instagram, video e cose che farò in quella settimana, che può sempre essere utile lo spazio in più. Visione settimanale conclusa e un riepilogo di tutto quello che ho fatto, molto molto semplice. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto e spero che anche il mio metodo che ho deciso di adottare questo mese possa esservi utile, possa piacervi, possa aiutarvi nella vostra organizzazione. Vi ricordo che qui sotto in descrizione, nell'info box, trovate tutti quanti i miei link ai social network, il mio link ad affiliate ad Amazon ed anche il mio link se volete offrirmi un caffè o un tè simbolico su Ko-fi, e ovviamente se utilizzerete il mio codice Amazon, il mio link Amazon, vi sarei eternamente grata, perché riceverò una piccola percentuale da Amazon stesso che mi aiuterà a migliorare il canale. Niente, io vi mando un bacione e un abbraccio virtuale fortissimo.